Ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera del mio lab. Oggi faremo insieme un esperimento molto interessante, perché cercheremo di realizzare insieme i classici blocchi mattoni di carbone che servono da supporto alla saldatura, soprattutto dell'argento, molto indicati per la saldatura in genere, ma dell'argento in particolare. Sono quei blocchi neri che troviamo nei negozi per materiali orafi, hanno un certo costo, noi proveremo però a realizzarli a casa. È possibile? Io credo sia possibile. Continuate a guardare questo video e lo scoprirete. La prova la farò con voi. Mi sono ispirata ad un video i cui crediti riporto qui nell'info box e che vi invito a visionare. Vi lascio al video, spero vi piaccia e scopriamo com'è andata. Allora, eccoci davanti alla mia stufa a legna. Questo è il blocco che ho scelto, un blocco dalla forma regolare, alto circa 4 cm. Più o meno dovrebbe andare bene. Allora, dobbiamo isolarlo con l'alluminio perché non prenda fuoco immediatamente. Dovrebbe cuocere, permettete questo termine, senza prendere fuoco, cioè senza che la fiamma lo aggredisca direttamente. Adesso vediamo se riusciamo perché la mia stufa è molto piccola. Allora, una cosa che vorrei fare, siccome è probabile che si fessurizzi questo pezzo di legno durante il processo, allora io provo a passare un filo, ecco, un filo di ferro, eccomi tornata nell'inquadratura, questo filo di ferro che dovrebbe servire più o meno a tenerlo in posizione. Vediamo, potrebbe fare di meglio sicuramente, ma è pur sempre una prova. Allora, lo chiudo. Cercherò di posizionare il blocco, di posizionarlo lateralmente all'interno della stufa e sopra la brace, e non direttamente nelle fiamme perché secondo me brucerebbe troppo facilmente. Ecco qui, chiudiamo bene, qui c'è un minimo di sfiatatoio e mettiamolo nella stufa. Allora, la fiamma è molto vivace, vediamo, io proverò a metterlo di lato qui, speriamo bene, e lo terrò controllato. Ci vorranno certamente delle ore e farò raffreddare questo pezzo all'interno della stufa prima di poterlo aprire e visionare. Allora, vediamo come va. C'è la fiamma che esce dallo sfiatatoio, dunque la struttura, la fasciatura in alluminio regge e quindi per il momento rimane così. Ho notato che dallo sfiatatoio, come lo chiamo io, non usciva più fiamma, quindi ho detto chissà se è pronto. L'ho appena tolto, ho appena tolto dalla stufa, ho eliminato solo un foglio, poi ho detto ma sarà meglio che io, oltre che fare la verifica, faccia anche un video, perché non so cosa troverò, potrebbe essere interessante capire. Ecco, vediamo un po'. Così vediamo quanto deve cuocere ancora, o magari se è già, se si è bruciato interamente, non so. Oh! Allora. Dunque, prima prova. Devo dire non male, non male, anche se ehi, che rumore. Sicuramente avrei dovuto attendere che si raffreddasse prima di aprire, però direi che non è male come prova. Ora ne faccio un'altra e aspetterò il totale raffreddamento. E vediamo la superficie dall'altro lato com'è. Prossima prova. Allora, c'è una superficie valida che si può utilizzare. Questa volta lascerò raffreddare, come vi dicevo. Adesso faccio una seconda prova, poi vediamo il risultato con raffreddamento, perché dentro, guarda qui dentro, vedi, si vede ancora la fiamma.
Eccolo, vi ho risparmiato la quantità di alluminio che ho dovuto togliere. È passata una notte, è passata anche una parte della mattinata. Ho lasciato che il pezzo si raffreddasse lentamente insieme alla stufa e secondo me va piuttosto bene. Molto dipende di certo anche dall'essenza che si utilizza. Questo lo scopriremo solo vivendo, è il caso di dire. E certamente anche dalla fibra del legno, dal taglio che è stato utilizzato. Per essere una prova, secondo me è molto soddisfacente. Io userò naturalmente questo pezzo per la saldatura e poi vi dirò quanto ha reso, quanto è durato, eccetera. Che d'altra parte è il pezzo che usavano i nostri, diciamo così, avi, era quello che si faceva una volta. Ci risparmiamo in questo modo quelle 15-20 euro di costo di un blocco di carbone. Amici, dalla vostra scarmigliata artigiana per ora è tutto. Vi invito a provare a fare questo esperimento e ad utilizzarlo come farò io. E poi mi direte le vostre impressioni, spero. Per il momento è tutto. Vi rimando al prossimo video e se volete seguirmi, iscrivetevi al canale, spero che lo facciate. Sappiate che questo è un canale molto variegato in cui si parla di tutto praticamente e avete solo l'imbarazzo della scelta. E now andiamo a testarlo. We are going to test it. Ciao!